e le immagini che vediamo ci portano nella Repubblica Slovacca, dove dal 13 al 18 settembre si è svolta l'80esima edizione della Sei Giorni Internazionale di Enduro, ovvero il campionato mondiale per squadre nazionali e di club. Una gara impegnativa, una gara che raccoglie sempre grande attenzione in quanto è la vera e propria Olimpiade del fuoristrada. Tre le categorie in gara, la E1, la E2 e la E3. Tantissimi piloti, 125 piloti sono stati iscritti nella classe E1, di cui 81 poi al traguardo, 160 piloti nella classe E2, di cui 126 hanno concluso, e quasi 100 sono i piloti nella classe E3, di cui 76 al traguardo. 1396 sono i chilometri da percorrere nelle 5 giornate di gara, in più la sesta giornata, che è quella riservata alla prova di motocross, si è disputata in un circuito chiuso. Ma vediamo quale è stata la formazione che ha difeso i colori azzurri nella massima categoria nel trofeo mondiale e quella che ha corso nel trofeo junior. Per quanto riguarda il trofeo mondiale, i piloti scelti dal commissario tecnico, che è Johnny Fossati, sono Alessandro Botturi, Simone Albergoni, Alessandro Zanni, Alessandro Belometti, Alessio Paoli e Giuliano Falgani. Distribuiti nella classe E1, Simone Albergoni e Alessandro Belometti, nella classe E2, Alessandro Botturi e Giuliano Falgani, mentre nella classe E3, Alessandro Zanni ed Alessio Paoli. KTM, due Honda, KTM ancora, TM ed Husqvarna, le moto in squadra. Per quanto riguarda invece i giovani della Junior, la squadra è stata composta da Andrea Becconi, Maurizio Micheluzzo, Paolo Bernardi e Manuel Pievani, tre Yamaha e una Honda, distribuiti nella classe E1 e nella classe E2. Nessun componente nella classe E3 per quanto riguarda la squadra Junior. Ma c'erano anche delle squadre di club, due squadre di club che si sono ben difese. C'era la squadra composta dal Motoclub Lumezzane con i senatori dell'Enduro, Mario Rinaldi, Giovanni Sala e Stefano Passeri, che alla fine poi ha vinto questa speciale classifica con grande soddisfazione da parte di tutti. E siamo alla prima giornata, già dalle prime battute di questa lunga e difficile gara per i colori italiani sono iniziate le prime soddisfazioni. I componenti della Nazionale Enduro sono partiti un po' tesi, hanno fatto registrare qualche errore, ma nel complesso i risultati sono arrivati. Per la formazione maggiore, quella del trofeo, un'ottima seconda posizione in classifica generale dietro ai francesi, staccati di appena 44 secondi. Albergoni e Belometti hanno concluso rispettivamente al terzo e al quarto posto nella E1. Il pilota della Honda Albergoni ha vissuto qualche attimo di apprensione quando in partenza il suo mezzo non ne vuole sapere di accendersi. E nella classe E2 Alessandro Botturi ha chiuso in quarta piazza con una gara condotta in tranquillità, risultando comunque il miglior italiano in classifica assoluta, settimo. Mentre Falgari ha finito nelle retrovie con 42esima la sua posizione dopo che una caduta gli ha fatto perdere molto terreno. La classe E3 ha visto ancora i nostri ben piazzati con Zanni in quarta piazza, seguito da Alessio Paoli in quinta piazza. Soddisfazione invece per i giovani del Vaso che comandano subito la graduatoria generale, staccando di oltre 14 secondi la formazione transalpina. Micheluz, Becconi, Pievani e Bernardi hanno guidato alla grande. Becconi è stato il più costante, però in linea si è trovato un avversario più lento ed ha avuto difficoltà nel sorpassarlo, perdendo così terreno prezioso. Pievani e Bernardi sono stati davvero proficui per la nostra formazione, come del resto lo sono stati tutti. Solo per il Piacentino un piccolo problema alla candela bruciata dopo il via. E come da pronostico sta riuscendo bene anche l'avventura del motoclub Lumezzane, come dicevamo, formato eccezionalmente dalle tre colonne portanti dell'Enduro Azzurro, Giovanni Sala, Mario Rinaldi e Stefano Passe. Secondo gradino del podio, alle spalle di 18 secondi, alle spalle del club slovacco, ma la voglia di tornare sugli allori per i nostri dell'Enduro è stata tanta e lo hanno dimostrato giorno dopo giorno. Pochi i nomi noti nella squadra francese, tra cui Marc Germain in sella alla Yamaha, il più forte, il più accreditato, che ha concluso in ottima posizione nella sua categoria. Comunque gli italiani sono al secondo posto con un distacco di 44 secondi, come dicevamo, e alle loro spalle la Finlandia, la Svezia, l'Australia e la Gran Bretagna. Per quanto riguarda invece la graduatoria junior, dicevamo i nostri in testa con 14 secondi sui francesi, 1 minuto e 4 secondi sui finlandesi, poi la Svezia, la Gran Bretagna e l'Australia.
e dopo aver preso le misure a questo primo percorso, ripetiamo, due giornate sullo stesso percorso, gli italiani passano all'attacco e quindi nella seconda delle sei giornate di gara la formazione azzurra si è resa conto del suo potenziale ed ha iniziato ad attaccare fin da subito nel tentativo di conquistare la guida della classifica. Tale convinzione è avvalorata fin dalle prime speciali con Albergoni che domina nella classe E1 vincendo 4 delle 6 prove in programma, risultando anche il miglior italiano, terza posizione nella classifica assoluta. A loro volta Botturi e Zanni conquistano 2 terzi posti nelle rispettive classi, la E2 e la E3, con il bresciano Botturi che nonostante una caduta che gli ha creato un problema al freno posteriore è andato ugualmente forte, mentre Zanni senza problemi di sorta ha ottenuto per 4 secondi posti nelle prove speciali. Tutta la giornata è continuata con tale convinzione e speciale dopo speciale si avvicinava ancora più l'idea di aver ottenuto una grande prestazione. Teoria avvalorata dai risultati cronometrici che a fine giornata hanno sancito la vittoria parziale che ha permesso alla squadra azzurra di balzare in testa nell'assoluta così come hanno fatto il giorno precedente. Quindi guidano davanti i francesi con più di un minuto di vantaggio. E continua la serie positiva anche per la formazione dei giovani che in questa seconda giornata hanno nuovamente dominato le scene. Nel quartetto azzurro giovanile una grande prova l'ha fatta segnare Micheluz, autore di un quinto posto di classe, ma anche Manuel Pievani ha dato una buona mano alla formazione. Quindi l'Italia del vaso d'argento domina ancora la classifica provvisoria con la Francia che insegue a un minuto e mezzo di distanza. E vanno bene anche i ragazzi del club Motoclan Lumezzane che ancora una volta riescono ad essere i migliori. Quindi squadra italiana, composta lo ricordiamo da Alessandro Botturi, Alessandro Belometti, Simone Albergoni, Alessandro Zanni, Alessio Paoli e Giuliano Falgari, balza in testa con 1 minuto e 13 secondi di vantaggio sulla Francia. Mentre al terzo posto ancora c'è la Finlandia, ricordiamo che nella squadra finlandese corrono Aro Samuli, Petri Pohjamo, Marco Takkala, Jari Mattila, Mika Ola e Petteri Silvan, quindi veramente 6 piloti fortissimi, ma l'insieme della nostra squadra è stato migliore. Quindi prima posizione anche nella seconda giornata per gli azzurrini, con Micheluz, Becconi, Bernardi e Pievani davanti alla Francia, la Finlandia, la Svezia e l'Australia. Grazie. Bene, si sta scavando in modo strano perché praticamente il terreno è molto duro, poi ogni tanto esce dall'acqua, ci fanno dei gradini e faccio un po' fatica, poi partendo dietro prendo qualche pilota più lento, però con la filosofia di club va benissimo, vi lascio perché voglio anticipare il cerco. Finalmente un risultato positivo dall'inizio dell'anno che lo aspetto, quindi sono contento, no? Soprattutto sono felice per la squadra in quanto siamo in vantaggio di 1 minuto e rotti, adesso non so ancora bene il distacco sulla Francia, quindi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a ieri. Settembre, inarrestabile la marcia dell'Italia, siamo al quarto giorno di corsa e continuano veramente ad andare forti. In questa quarta giornata gli azzurri hanno mantenuto a debita distanza gli avversari incrementando il distacco in termini di tempo e i minuti di vantaggio sono passati a 3. Non tutto però è filato liscio. Il primo giro si è rivelato alquanto insidioso per il maltempo che ha imperversato su una parte del percorso. Il terreno reso viscido da una leggera pioggerellina ha messo tutti in guardia contro possibili scivolate. Qualcuno purtroppo è scivolato, mentre i più attenti sono riusciti a ottenere di buoni risultati. Nella classe 1 Simone Bergoni ha iniziato la sua giornata con bellissime prove, un ottimo risultato dietro l'altro man mano che si susseguivano le speciali. Poi ha cominciato a rallentare a causa di un problema elettrico che lo ha costretto ad un veloce e repentino cambio di centralina, cavo, candela e altro. Inconveniente che non gli ha impedito però di raggiungere la seconda posizione dietro al francese Germain.
Peraltro al fine della categoria Belometti tutto è filato liscio. Lo stesso dicasi per Botturi, sesto nella I2 e settimo assoluto. Mentre continua la marcia da rullo compressore di Alex Zanni, ancora una volta secondo di classe. Alessio Paoli invece ha finito quinto. Mentre per i giovani del Vaso comandano ancora la classifica e quindi sono in vantaggio. Micheluzza è incappato in una giornata no, finendo quattordicesimo. Pivani è scivolato e ha piegato il manubrio, mentre Bernardi ha sofferto il terreno viscido. Così alla fine il migliore è stato sempre il solito Andrea Beconi, che ha chiuso al dodicesimo posto di classe. E si continua a dominare anche nella squadra di club, con il motore Lumezzane che conduce davanti al motoclub Azzurri. Vediamo quindi le classifiche per quanto riguarda le squadre nazionali al termine della quarta giornata. Quindi si continua a dominare con l'Italia in testa, 3 minuti e 0,3 sulla Francia, 3 minuti e 33 sulla Finlandia, 8 minuti e 20 sulla Svezia, 14 sulla Gran Bretagna e 16 sull'Australia. Ma continuano a rimanere in testa le classifiche individuali, Merriman, Germain, il francese e oltre che l'inglese David Knight. Per quanto riguarda la squadra junior, si è ancora in testa con 3 minuti e 14 sulla Francia, 6 minuti sulla Finlandia, 10 minuti e 37 sulla Svezia e 14 sull'Australia. Un risultato incredibile il nostro, che già ci vede al quarto giorno in dirittura di arrivo sul più alto gradino del podio. E siamo alla quinta giornata di gara, la 6 giorni volge verso il termine. Ancora 2 giri per totali 280 km, ma i controlli orari salgono a 11. 6 ancora una volta le prove speciali, di cui 2 fettucciate e 4 in linea. Ed è stata la giornata caratterizzata dalla pioggia, una pioggia battente fin dalla serata precedente, e la pattuglia azzurra però ha navigato in un mare di fango cercando il più possibile di conservare la testa della corsa. E complice una Francia che ha perso 2 dei suoi protagonisti per un inconveniente tecnico e un'Inghilterra che si è intromessa tra gli azzurri di campioni in carica della Finlandia, siamo riusciti a tenere il vertice della classifica. Una strabiliante Finlandia però ha vinto la quinta giornata di gara recuperando il terreno nei nostri confronti e alla fine sono diventati solamente 54 i secondi che ci separavano dai rivali nordici, ma a causa di problemi in 2 prove speciali rese impraticabili dal fango, i risultati sono stati posti al vaglio della giuria internazionale, che però al termine, purtroppo contrariamente alle previsioni, ha confermato i tempi e quindi distacco ridotto per i nostri nei confronti della Finlandia. Per quanto riguarda i ragazzini, oggi hanno sofferto terreno pesante perdendo posizioni in classifica, ma hanno comunque dato il massimo per mantenere viva la speranza di vittoria. Quindi Albergoni, risolti i problemi della moto, ha faticato nelle speciali rese viscide dalla pioggia, così come Belometti e Botturi, che non ha brillato giungendo ottavo, ma è stato molto bravo. Zanni non ama il fango e lo si è visto. Dopo le splendide prestazioni dei giorni scorsi ha faticato molto giungendo in sesta posizione. Meglio di lui ha fatto Alessio Paoli, alla sua migliore prestazione di questi 6 giorni. Nel trofeo junior è una giornata difficile anche per loro. Un'unica differenza è quella di aver allontanato il pericolo aumentando il bottino in termini di tempo sulla formazione francese che continua ad inseguire. Ora i secondi a una giornata dal termine sono tantissimi, quasi 8 minuti. Beconi quindi è risultato il più bravo, incamerando un'ottima decima posizione nella graduatoria di classe. Micheluzzo e Pievani hanno finito rispettivamente 15° e 18°, Bernardi 24°. E nella classifica di club continua la formidabile prestazione dei piloti del motoclub Lumezzane, Passer, Rinaldi e Sala, che hanno incrementato il vantaggio di classifica generale. Peccato per la squadra del motoclub Azzurri, composta da Canova, Magherini e Belletti, che si sono dovuti ritirare. La 6 giorni quindi va verso la conclusione, che sarà come di consueto con la prova di cross prevista sul tracciato della vicina cittadina di Svrepek. E sono veramente pochi, perché abbiamo 6 piloti fortissimi, lo ricordiamo: Samoli, Aola, Pogliamo, Mattila, Silvan e Taccala. Terza posizione per la Svizzera, ormai a 10 minuti, quindi impossibile per loro pensare a qualsiasi rimonta. Quarta la Gran Bretagna, quinta l'Australia e sesta la Repubblica Slovacca. Per quanto riguarda invece i ragazzi del trofeo Juniores, il distacco è passato a 7 minuti e 55 secondi nei confronti della Francia, 11 nei confronti della Finlandia, poi la Svezia, l'Australia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. E nella classifica squadra di club, purtroppo il ritiro del club della seconda squadra italiana, ma per quanto riguarda i nostri il distacco è passato a 15 minuti, quindi si può dire che la prova di cross per loro è una pura formalità. Bravissimi, Sala, Rinaldi e Passer.
tradizionale anche l'epilogo di questa sei giorni, quindi un giro unico di 56 km con un solo controllo orario senza nessuna prova speciale e sei giorni che si conclude con una gara di motocross, una gara che vede 10 giri con 1,5 km di percorso per una distanza totale di 15 km. I distacchi accumulati dai piloti, purtroppo che partono tutti insieme, arrivano quindi come arrivano, sono distacchi discriminanti per quanto riguarda la classifica finale. Qui può succedere di tutto, quindi è bene arrivare a questa gara di cross con il massimo del vantaggio. E siamo alla mattina della sesta giornata, la prova di motocross. Siamo nei pressi di Severepec, una cittadina della Repubblica Slovacca che ha ospitato questo circuito di motocross. E purtroppo per i nostri è stata una notte difficile, perché il vantaggio si è assottigliato nella quinta giornata e 54 secondi in una gara imprevedibile come quella di motocross sono veramente pochi. Comunque l'Italia si è presentata con pochissimo vantaggio, dicevamo, e le partenze sono sicuramente state molto importanti. I ragazzi hanno però dimostrato una grossa dose di coraggio e sangue freddo e naturalmente una maturità che molti non si aspettavano. Vediamo come è andata nella classe 1, partiti per primi su di un terreno viscido per la pioggia, hanno inanellato giri a ridosso dei primi. Belometti e Albergoni hanno chiuso delle prime posizioni, non poteva essere altro per Belometti, visto che è un ex pilota mondiale di motocross. Ed il vantaggio quindi è stato mantenuto in questa categoria. E non è bastata però la vittoria del finlandese Aronen ai 2, che ha penalizzato il nostro Botturi, ma al tempo stesso anche i propri compagni, per fermare la rincorsa verso questa grande impresa che puntualmente è arrivata alla bandiera a scacchi della Manche E3 con Alex Dani e Alessio Paoli, che sono andati alla caccia del battistrada Knight, forte anche nel motocross, ricevendo l'ovazione dei compagni e dei tecnici. Eroico anche Giuliano Falgari, che nella seconda Manche della E2 ha fatto la gara della vita rimontando diverse posizioni fino alla seconda piazza. A pochi metri dall'arrivo la rottura della moto ha costretto il guerriero bergamasco a spingere fino al traguardo. La vittoria è arrivata puntuale comunque e in attesa, come lo sono i trionfi più belli, tanto sudati e incerti fino all'ultimo. Ma la vittoria è stata doppia, forse anche tripla. I giovanissimi del trofeo junior hanno avuto la matematica conferma della vittoria prima di quella del trofeo. Infatti Piavani e Michelud sono partiti in malo modo, con addirittura il primo che si è trovato un avversario a terra e non ha potuto evitare la collisione. Becconi è caduto colpendo la faccia e alla fine gara si è accasciato al suolo con la testa dolorante. L'impresa degli azzurrini però non viene messa in secondo piano, perché il loro vantaggio si è accumulato giorno dopo giorno, dominando quindi la classifica fin dalla prima giornata. Vantaggio perso nell'ultima giornata, ma ne avevano tante, quindi lo hanno sfruttato. E non è tutto, dicevamo, Sala, Rinaldi e Passeri in sella alla KTM, alla Usoberg e alla Aprilia, i vecchietti dell'enduro, hanno dato un'altra dimostrazione di classe e di esperienza con la vittoria netta, con oltre 11 minuti di vantaggio nella squadra di club, portando il motoclub Lumezzane al trionfo mondiale. E i ricordi ci riportano ancora Lumezzane, quando nel 97 c'è stata l'ultima doppia vittoria per la nazionale. Erano altri tempi, ora però il sogno si ripete e anche se non abbiamo piloti da primato abbiamo una bellissima squadra che è in grado di puntare ancora una volta in alto. Un plauso a tutti loro e a coloro che hanno fatto parte della macchina organizzativa azzurra. Tutti assieme hanno costruito una vittoria che si ricorderà negli annali, maglia azzurra quindi è stoffa da campioni. E diamo un'occhiata quindi alle classifiche finali di questa 80esima sei giorni di enduro, 13-18 settembre, Povazza Bistrica, Repubblica Slovacca. Vittorie per quanto riguarda la classifica di club del motoclub Lumezzane con Sala, Rinaldi e Passeri, che infliggono 11 minuti e 37 secondi di distacco sulla squadra seconda classificata, una squadra locale. Per quanto riguarda invece il trofeo mondiale junior, la squadra azzurra è vittoriosa con Andrea Becconi, Maurizio Micheluz, Paolo Bernardi, Manuel Pievani, con 7 minuti e 0,4 di vantaggio sui francesi, terza posizione per i finlandesi, quarta per gli svedesi, quinta per la squadra di casa della Repubblica Slovacca. E nel trofeo mondiale vince la squadra italiana con Alessandro Botturi, Alessandro Belometti, Simone Albergoni, Alessandro Zanni, Alessio Paoli, Giuliano Falgari. 1 minuto e 11 secondi il distacco nei confronti della Finlandia. Finlandia che era composta da Rosamoli, Petri Poiamo, Mika Ola, Jari Mattila, Petri Silvan e Marco Takkala. Terza posizione per gli svedesi, quarta per gli inglesi, quinta per gli australiani, sesta per la squadra di casa della Repubblica Slovacca. E c'è anche un risultato individuale finale in questi sei giorni. Nella classe E1, dopo il ritiro della Francia, quindi di Germain, vince Oblucki su Yamaha davanti a Belometti su KTM, terzo Albergoni, quattordicesimo Micheluz, diciassettesimo Pievani. Per quanto riguarda la classe E2, Merriman è il migliore su Yamaha davanti a Samoli su KTM, terzo Paul Edmondson su Honda, quarto il nostro Botturi su KTM, nono e Sala su KTM, dodicesimo Becconi su Yamaha, ventunesimo Canova,
27esimo Gallino, poi ancora 29esimo Bernardi. Abbiamo ancora il 39esimo posto con Minotto, 44esimo Passeri, 48esimo Falgano, 75esimo Cerulli. E nella classe E3 De Vignai vince del migliore in assoluto su KTM davanti a Guillaume su Gas Gas, terzo è Zanni su Honda, quinto Alessio Paoli su TM, decimo Rinaldi su Usaberg, undicesimo Simoncini su KTM, sedicesimo Magherini su Beta, ventiquattresimo Facchini in sella allo squadro. E si conclude qui questa 6 giorni internazionale di enduro. Il grande enduro però ha proseguito in Italia lo scorso weekend in Presolana a Schilpario con l'ultima prova del campionato mondiale che ha visto ancora una volta i nostri protagonisti. Ne parleremo in uno speciale nelle prossime trasmissioni. Siamo contenti, è tutto il primo trofeo che riusciamo a vincere e penso che la soddisfazione è ancora più grossa degli altri anni. E sicuramente il team italiano è organizzatissimo, ci hanno assistito alla grande dal CT alla... soprattutto a Fossati e Pellegrinelli, ci ha sempre accompagnato in prova, nelle prove speciali ci facevano vedere le traiettorie migliori e tutti i cronometristi, cuochi e tutti, ringrazio tutti perché hanno fatto un lavoro stupendo e noi siamo riusciti a ripagare. Era da Granada del 2000 che l'Italia non vinceva e dai, un trofeo, sempre un trofeo. Sì, è stata una sofferenza fino alla fine, però adesso siamo tutti contenti, abbiamo vinto e basta, non c'è niente da dire, siamo primi, più bello di così, non so cosa si vuole, ha vinto il vaso, ha vinto il trofeo, ha vinto anche il team che c'era Gio, Rinaldi e Passeri, è al massimo, andiamo a casa, abbiamo vinto tutto, abbiamo fatto un plan. Devo dire che l'ultimo giorno è sempre il più sofferto, perché quando si è davanti si ha sempre paura di sbagliare, di commettere qualche errore, fortunatamente non ne abbiamo commessi troppi e siamo riusciti a stare davanti. Siamo arrivati a Mans di Cross con poco vantaggio, solo 54 secondi sulla Finlandia e quindi è stata sofferta fino all'ultima manche. Io e Belometti siamo andati bene, Botturi anche, Falgari idem nella seconda manche e poi mancavano poi Alessio Paoli e Alex Zanni che dovevano solo non prendere più di 2 minuti e quindi hanno controllato la situazione, sono andati benissimo e finalmente abbiamo vinto il trofeo. Si pensava di poter far bene perché la Finlandia aveva Aro come pilota di punta e poi gli altri erano piloti di buon livello ma non sicuramente insuperabili e quindi ci credevamo fin dall'inizio, abbiamo dominato 6 giorni e penso proprio ce la siamo meritata. È stata dura perché soprattutto ieri è stata una giornata critica per noi, con tanto fango, abbiamo faticato, abbiamo preso il recupero dei finlandesi. I primi giorni sono stati invece i francesi a impensierci un po', comunque l'abbiamo meritata, abbiamo stretto i denti tutti e siamo andati veramente forti tutti. Allora le mani mi ha dato fastidio soprattutto i primi 3 giorni di gara. Poi le cure della dottoressa sono andate a buon fine e già dalla fine del terzo giorno non soffrivo più della tendinite. E oggi però ho sofferto tanto per la mancia di Rosberg, perché la mancia di Rosberg può sempre succedere di tutto. Avevamo 2 minuti di vantaggio, era abbastanza, però alla fine ci siamo riusciti, andava bene così, dai. Avevamo condotto la gara per 5 giorni e stavo giusto così. Sinceramente avevo qualche dubbio anche per portare a casa solo uno dei 2 trofei, però i piloti sono stati bravi, abbiamo trovato un terreno i primi giorni forse adatto a noi, anche se le prime speciali erano adatte molto ai francesi che sono abituati a correre sui prati. Dopo loro hanno avuto dei problemi, sono rimasti subito senza un pilota, noi invece siamo riusciti a tenere la squadra integra fino alla fine e adesso ci dovevamo giocare solo il vantaggio. Ieri avevo avuto paura perché ieri con l'acqua le speciali erano diventate veramente impossibili e poteva succedere di tutto. Passata la giornata di ieri ero quasi tranquillo, anche se la prova di cross è sempre un punto di domanda perché può succedere una caduta in partenza e su un salto uno si fa male, allora fino alla fine si resta sempre col fiato sospeso. Comunque siamo stati bravi, grazie a tutti, anche a voi e alla prossima. Ce l'abbiamo fatta vincere, il quinto giorno ho un po' paura per la prova di velocità, dopo questa mattina quando ho visto il velo e l'Albergoni era primo ho cominciato a crederci, ce l'abbiamo fatta. Bravi loro, ma c'è anche
da ringraziare anche tutti i meccanici e lo staff che ha lavorato veramente bene. Sì, è andata come tutti speravamo, sofferta fino all'ultimo, però la manche finale si sono comportati benissimo, sono andati forti il giusto, per cui veramente bravi dall'inizio alla fine, e credo che ci siamo meritati questa vittoria, poi una doppietta. E tanti anni che non succedeva più, per cui veramente bravi a tutti, ai piloti, ai meccanici, a tutti insomma. Beh, questo non significa che via i vecchi, perché non andavano più, hanno dimostrato che i vecchi, che come li hai chiamati, che non erano nella nazionale, hanno fatto una squadra di club e hanno vinto addirittura anche la squadra di club, per cui non erano vecchi da scartare, ma sicuramente i giovani dovevano essere inseriti e hanno dimostrato di meritare la fiducia.